Giuliano Vignasca, c'è un aspetto che sembra che fa abbastanza l'unanimità, è la reazione da parte dei comuni. Hanno paura dell'effetto che può avere sulle casse comunali, oltre su quelle del cantone, questo è un altro tipo di discorso dentro un quadro complessivo di questa iniziativa. Lei è anche un amministratore comunale della città più ricca del Canton Ticino, che però adesso attraversa una fase economicamente un pochino più delicata rispetto al passato. Che cosa risponde agli amministratori comunali come lei che sono preoccupati? Allora, io vorrei raccontare due episodi che sono successi nell'ultimo mese. Nell'ultimo mese un signore viene da me e mi dice: guarda che voi a Lugano dovreste incassare 8 o 9 milioni e il cantone 10 o 11, perché c'è un signore, non mi ha detto dove, che sta facendo una liquidazione, eccetera, eccetera. Una tanto, 10 per il cantone, 8 per il comune di Lugano. Prendo male il telefono, chiamo Ramelli, non è, ma è impossibile. Dopo 3 giorni i soldi sono apparsi, finalmente hanno detto: guardate che voi a Bellinzona incasseremo 10 milioni, a Lugano 8 milioni. Venerdì pomeriggio un altro signore viene da me e mi dice: ah, ma quelli lì non sono mica gli unici, ce ne sono degli altri. Allora prendo male il telefono, chiamo Bellinzona e Bellinzona non c'era, buio, pesto, no, ma non sappiamo, eccetera, 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 eccetera. Chiamano tutti il potenziale ministro di finanza del cantone. Passano da me, me lo dicono, io prendo male il telefono e dico: ragazzi, ma dove sono questi soldi? Anche perché noi a Lugano dovremmo anche concludere il preventivo, perché se noi a Lugano abbiamo 15 milioni di entrate di soli 2 contribuenti, noi il moltiplicatore a Lugano non lo tocchiamo. E difatti stamattina Giorgio Giudici, che è anche in campagna elettorale, prima di partire per Mosca, ha mandato un'email a tutti i municipali dicendo: io sono d'accordo di non aumentare il moltiplicatore, quindi vuol dire che il moltiplicatore a Lugano resta 70%. Ma non è tutto. In quella telefonata lì, che mi ha passato un altro impiegato, a un certo punto l'altro impiegato mi dice: no, l'imposta della fonte non sono così semplici come dici tu. Uno, non abbiamo la stratificazione di come pagano, cosa pagano, le varie stratificazioni da 30, 50, da 50, 70. L'altra è che ci sono in giro gente che fa il frontaliere e guadagna 14 milioni di franchi. Ceschi, 14 milioni. L'abbiamo letto i giorni scorsi. E voi quelle cose lì, scrivete che Vignasca è in guerra con quelli della Comsa, ma non scrivete che c'è un frontaliere che guadagna 14 milioni di franchi. E non è tutto. E ci sono dai 300 ai 500 frontalieri che guadagnano dai 500 mila a un milione di franchi. Come vengono tassati quelli lì? Io non lo so. Di rassicurare gli amministratori comunali che sono preoccupati per gli effetti delle iniziative della Lega. Se dopo un anno gli amministratori comunali non hanno potuto fare quello che devono fare, aumenteranno il piccolo loro moltiplicatore. Quella del cantone sono giù, perché le abbiamo tirate giù. E quella del comune, se la dobbiamo aumentare di 6 o 7 punti, non succede nulla. Perché qui non dobbiamo cercare sempre storie. Penso che se tiriamo via 190 milioni di tasse, 180, 150 milioni di tasse, i cittadini ticinesi avranno 150 milioni di più da spendere. Ecco, tutto lì.